A tutti buonasera, benvenuti a Rete 8 e Economy. Questa sera parleremo di un argomento molto interessante che riguarda molto da vicino l'Abruzzo. Parleremo dell'olio abruzzese, ritenuto uno dei, pensate, nel 1996 fu il primo olio italiano a ottenere il riconoscimento di DOP, quindi è un fatto molto importante. Comincio a coltare dei numeri prima di presentare gli ospiti. L'Abruzzo rappresenta indiscutibilmente un'area di pregio per l'olio, con una superficie di 45.000 ettari e una produzione di circa 140.000 tonnellate di olive. Annualmente si ricavano nei 600 frantoi presenti sul territorio regionale circa 24.000 tonnellate di olio extravergine di qualità. A conferma di questo riconoscimento, appunto, la regione, come ho detto in apertura, ha ottenuto questo riconoscimento DOP per il 1996. La cultura dell'olio in Abruzzo è antica. È antica e possiamo andare a 500 anni avanti Cristo, quindi capiamo quanta tradizione si porta questa regione con il proprio olio. Ma presento gli ospiti di questa sera. Dalla mia destra Michele Borgia, che è Salve. presidente della BCC, Banca di Credito Cooperativo Abruzzese, Cappelle sul Tavolo. Quindi abbiamo Claudio Mercurio, che è rappresentante del frantoio Hermes di Buonasera. Penne, la signora Domenica Sileo, dell'azienda agricola di produzione olearia di Moscufo, Di Loreto a Prutino. di Loreto a Prutino. Colle Corvino. No, no. Loreto Loreto a Prutino. Prutino. Allora, correggiamo subito. Grazie. No, ci mancherebbe altro. Siamo qua apposta. Quindi, poi abbiamo Silvano Ferri, che speriamo non abbiamo sbagliato, della cooperativa di produttori di olio San Cristofaro di Moscufo. E nonché presidente della DOP Prutino Pescarese, che è stata la prima DOP riconosciuta a livello Bene, europeo. però non abbiamo sbagliato. Bene, infine, non ultimo, infine abbiamo Marco Lussoso, che è un fotografo, un famoso fotografo, che ha ideato un libro sull'olivo, sull'olio. Veramente c'è anche un altro libro che porta con sé, che io ho scoperto nella sua borsa mezz'ora fa. Non è che vado io origliando, guardando le borse altrui, ma l'ho visto, siccome ci sono delle donne famose, dopo ce lo farà vedere con il libro che invece ci interessa più da vicino, che è questo. Io partirei, se il presidente Borgia è d'accordo, da un'analisi di alcune condizioni che limitano la possibilità di penetrare nei nuovi mercati da parte dell'olio abruzzese, pur avendo queste grandi qualità, perché prima lo stava dicendo il presidente, ci sono tre DOP: Aprutino Pescarese nel territorio della provincia di Pescara, Colline Teatine in provincia di Chieti, Pretuziano delle Colline Teramana nella zona di Teramo. Allora, vediamo queste criticità. Sì, direttore, io ho fatto un'esperienza specifica grazie al ruolo che rivesto in banca e all'assistenza che abbiamo cercato di dare alle aziende e ai consorzi di varia ubicazione territoriale che sono presenti nel nostro territorio. La sensazione netta è che siamo di fronte ad aziende dimensionalmente ridotte, molto, la produzione è molto frastagliata, molto frazionata. Per
Per cui credo che si faccia fatica a raggiungere la dimensione critica necessaria per sviluppare un'azione di marketing ben concertata e capace di portare queste produzioni che sono di primario livello nella maniera giusta, nei mercati giusti, anche magari cercando di fare apprezzare, oltre alle qualità organolettiche, anche quelle salutistiche, che vengono sempre di più considerate un discrimine da parte dei consumatori nel momento in cui debbono scegliere i prodotti da consumare, appunto. Questa difficoltà ovviamente va affrontata attraverso strumenti che forse sono nell'ordine naturale delle cose, perché attengono più a un clima relazionale fra produttori che non ha difficoltà di natura, difficoltà riguardanti il prodotto, perché, come ripeto, il prodotto è veramente di qualità notevolissima, forse uno dei migliori al mondo, se non il migliore al mondo, e si tratta di riconquistare quell'orgoglio e quella capacità di aggregazione che metterebbe il risultato dell'aggregazione, sia essa una cooperativa, sia essa un'organizzazione, una rete di impresa, nelle condizioni di avere, di comprare alcune professionalità sui mercati, alcuni manager che potrebbero ben guidare il marchio, che dovrebbe diventare forse un marchio abbastanza condiviso, come veicolo di riconoscibilità delle produzioni dei nostri territori, perché il marchio Abruzzo è considerato da chi lo conosce un marchio di primaria qualità, ma il problema è che non lo conoscono in tanti. E quindi bisogna lavorare, forse anche a livello istituzionale, mettere qualche soldo per fare in modo che queste aggregazioni siano aiutate a individuare percorsi, risorse professionali e modalità per raggiungere e aggredire i mercati, segmentandoli in maniera opportuna e offrendo le varie tipologie di olio alle varie fasce di possibile clientela finale. E siccome ci sono dei paesi emergenti in cui il livello, la qualità della vita sta crescendo vertiginosamente e chi è abbiente va alla ricerca di prodotti di qualità, io non faccio fatica ad immaginare che l'olio possa diventare uno di quei prodotti che le clientele di fascia medio-alta, con capacità di spesa più rilevante, possono comprare a prezzi superiori a quelli che invece sono oggi i prezzi di vendita dell'olio. Ci troviamo oggi con un olio che deve fare concorrenza con produzioni africane o magari di paesi europei, non sappiamo neanche quanto questi oli siano paragonabili organoletticamente, salutisticamente ai nostri oli, ma questa competizione verso il basso spesso induce i produttori a lasciare le olive appese all'albero e lasciarle cadere sostanzialmente. Invece questa diversa strategia di intervento potrebbe portare a creare valore aggiunto sull'intera filiera produttiva e quindi potrebbe aiutare tutti i soggetti coinvolti nella produzione, secondo me, a ritrovare marginalità, possibilità di guadagno che possano giustificare un approccio più imprenditoriale, meno egoistico, meno individualista e quindi, come succede per esempio per il prosciutto di Parma, per l'Emilia Melinda, per il parmigiano reggiano, ci sono centinaia di produttori che si sono messi insieme, hanno messo insieme le forze, hanno creato un marchio unico. Poi dietro quel marchio ci sono tante anime, ma con questo marchio unico sono arrivati in tutte le parti del mondo e quel prodotto è considerato un prodotto di altissima qualità, per cui vale la pena di pagare prezzi molto più elevati di quelli che altrimenti avrebbero potuto sperare di vedersi pagare i produttori di questi prodotti che ho detto prima, se le produzioni fossero rimaste vendute in scala locale. Grazie professore. Sentiamo un attimo qual è il pensiero del rappresentante dell'oleificio Hermes di
penne. Allora io mi riaggancio un pochettino a quello che ha detto il Presidente, riguardo al discorso del marchio e del rendere conoscibile il marchio abruzzese nel mondo. Allora, io partecipo a vari concorsi sull'olio e compagnia bella, e quasi tutti questi concorsi, mentre i toscani sono subito riconoscibili, quelli del Garda sono subito riconoscibili, quando arriviamo nell'Abruzzo, tra Petruzziano, che non sanno di dov'è, Aprutino Pescarese, pensano che sia il Brusio e quindi ci collocano in Calabria addirittura, o Colline Teatine, pure quella è un'incognita. Quindi la prima cosa che bisognerebbe fare è passare a un marchio unico della DOP Abruzzo finalmente. E poi c'è un altro fatto, che l'Abruzzo non viene vista neanche come una regione dove si produce olio veramente, nonostante che noi siamo a livello di produzione la quinta o la sesta regione numericamente come produzione in Italia, molto di più della Toscana e di più dell'Umbria, che però sono regioni che viste come regioni olivicole vere e proprie, o della Liguria stessa, perché nel nord Italia quando parli cosa mangi? L'olio ligure, quando ce ne sta di olio? Quando ce ne sta di olio ligure? Non basta nemmeno a Genova l'olio che si produce in Liguria, cioè, quindi questo fatto di essere riconoscibili a noi manca. E in più, sempre riagganciandomi alla cosa del Presidente, ci sono due mercati nel mondo dell'olio, un mercato che è quello numerico dove bisogna fare quantità e a quale noi non possiamo puntare perché non ne abbiamo questi numeri, è un mercato dove appunto brillano quelli del Garda, Toscana e Compagnia Bella e anche le stesse Marche, che è molto più piccole di noi, brilla in questo modo, dove invece si punta alla qualità, a quindi fare oli di una qualità elevata e da prezzi elevati che possono diventare rimunerativi per le aziende anche piccole, non servono le aziende grosse per avere degli sbocchi soddisfacenti da questo punto di vista. E l'Abruzzo da questo punto di vista è particolarmente favorito perché sta in questa regione che ha un clima che spesso porta areali anche abbastanza estremi, quindi produzioni che si estendono fino alle pendici delle montagne, favorisce praticamente l'accumulo di polifenoli nelle olive e quindi i nostri oli sono più ricchi di polifenoli e soprattutto sono molto più ricchi di acido oleico rispetto agli oli africani o anche di parte del sud Italia. Quindi la qualità è l'arma principale, oltre alla qualità è importantissimo che a livello politico si facciano degli sforzi per far conoscere il marchio olio abruzzese. Benissimo, sentiamo la signora. Buonasera. Buonasera a lei. Sono d'accordo con tutti e due, sia con Claudio che con il Presidente, eccetera. Bisogna battersi affinché i produttori di olio in Abruzzo facciano qualità e studino sempre l'innovazione. Ci sono ancora delle realtà in Abruzzo dove si fa olio, punto, ma non si fa olio di qualità. L'olio abruzzese è molto particolare per quanto riguarda il sapore, la genuinità, eccetera, come d'altronde la regione, e sono d'accordissimo nel fatto di creare un marchio forte, perché l'Abruzzo non ha nulla da invidiare a una regione come la Liguria o a un piccolo territorio come il Lago di Garda, che produce una certa quantità di olio. Però per valorizzare il marchio, secondo me, bisogna assumere qualche esperto, perché probabilmente in questo momento non ne siamo capaci, né per valorizzare il turismo dell'Abruzzo in modo sano e anche i prodotti dell'Abruzzo, e uno di questi è l'olio, ed è molto importante secondo me farlo conoscere al di fuori del paesello, al di fuori della regione,
e anche al di fuori della nostra nazione, insomma. Mi sembra giusto. Ovviamente in un progetto del genere anche la pubblica autorità deve poter svolgere un ruolo importante di input. Secondo me sarebbe giusto coinvolgere anche la regione soprattutto. In qualche modo anche le camere di commercio, coinvolgere e unire anche i vari produttori. Campagne di valorizzazione, esatto, del marchio, quando questo marchio nasce, per far conoscere l'Abruzzo, non in Abruzzo, nel mondo. Abbiamo delle persone molto competenti per quanto riguarda il mondo dell'olio, ne sanno molto e possono insegnare parecchio a tante persone. Per cui prendiamo il valore che questa terra ha e trasformiamola in qualcosa di positivo per il nostro futuro. Bene. Adesso vediamo un po' cosa dice Ferri, che è un po' lo storico del... Io condivido pienamente quello che è stato detto sinora. Tra l'altro io come presidente del consorzio già da 3-4 anni sto portando avanti il discorso istituzionale, governativo e eventualmente comunitario di costituire una DOP unica e un consorzio unico. Perché, come diceva il Presidente, abbiamo bisogno della qualità come badge, come chiave d'ingresso, ma poi abbiamo bisogno anche della quantità, dei numeri, se vogliamo conquistare dei mercati sempre più predisposti ad avere il nostro prodotto, il nostro olio, ma poi dobbiamo essere nelle condizioni di dare i numeri, i volumi e dare le certezze, perché qui ci sono state delle campagne olearie dal 2014 al 2018 recente che alcune volte siamo stati proprio al lumicino, non avevamo le quantità minime di sopravvivenza. Cioè io ho vissuto dal 2015 al 2016 degli anni tremendi, perché noi avevamo diverse aziende che oggi occupano, per esempio nella GDO, una referenza. Bene, con le quantità di olio certificato noi non arrivavamo nemmeno al mese di marzo-aprile e dopodiché saremmo usciti fuori dal ciclo di vendite produttive. Siamo andati lì a perorare la causa ai direttori generali e via dicendo, cercate di non fare campagne promozionali, cercate di vendere al lumicino, perché noi dobbiamo arrivare fino alla campagna prossima a settembre. Quindi questo fa capire che quali sono state le difficoltà proprio vive di sopravvivenza. Invece noi abbiamo come regione, come diceva Domenica, la possibilità veramente di dare un valore aggiunto sull'economia globale di questa regione. Intanto l'olio, che se ne disprezzi, riesce a produrre 90-100 milioni di PIL all'anno, con altre attività di indotto, quindi andiamo a creare occupazione, investimenti e tutta una serie di percorsi che vanno a incidere sulla crescita dell'economia della regione. Ma c'è un aspetto importante che oggi sta sempre più prendendo piede, quello dell'enoturismo, ma legato anche a una caratteristica identitaria dell'olio, perché l'olio, l'olivicoltura fa paesaggio. Facendo paesaggio, che cosa significa questo? Che tu vai a dare valore a un territorio. Dando valore a un territorio non solo dai la valenza turistica, attrattore turistico, ma dai anche un valore mercatale, perché vai a qualificare la qualità del prodotto. Bene, ci ritorniamo su questo argomento. Adesso c'è una piccola pausa pubblicitaria e poi riprenderemo con Marco Lussoso. Bene. Rete 8 Economy, stiamo parlando della via dell'olio, l'olio DOP abruzzese. Abbiamo ascoltato del successo dell'olio in tutto il mondo, però poco conosciuto, cioè c'è poco marketing, diciamo non c'è una volontà politica e una volontà imprenditoriale di far crescere una volta per tutti un brand, un marchio che venga sostenuto da tutti. E quindi non più egoismi, non più
l'azienda X, l'azienda Y, ma l'azienda Olio Abruzzo, con un marchio riconoscibile. Quando si va nelle fiere si sa che quello è l'olio abruzzese, come c'è l'olio ligure, l'olio di Garda. Ecco, bisogna essere attenti a tutto ciò. Aveva finito di parlare Ferri e adesso usciamo un po' fuori, ma rimaniamo dentro, al problema dell'olivicoltura. Marco Lussoso, che lo vedete lì con una barba molto interessante e importante, è un fotografo, un bravissimo fotografo, non un fotografo qualsiasi, ha pensato bene, ha ideato un libro per l'olivicoltura. Ad un tratto, adesso ce lo chiediamo, ma come ti è venuta l'idea di fare questo? Allora, mi è venuta l'idea perché sono stato per 20 anni, ho vissuto tra Milano e Torino e sono tornato qui a Pescara 4 anni fa. E mi sono riappropriato del territorio, ho iniziato a frequentare i posti del territorio abruzzese e pensavo di fare qualche cosa per il territorio che mi ha dato tanto. Io ho iniziato come fotografo per il centro '86, mi ha dato tanto e volevo fare qualche cosa che valorizzasse questo territorio, perché io mi sono reso conto nei miei 20 anni di frequentazione tra Milano e Torino che dell'Abruzzo si conosce veramente poco. Io quando dicevo di dove, mi chiedevano di dove fossi, rispondevo di Pescara, molti mi dicevano delle Marche, quella era ignoranza, però per far capire un pochino che dell'Abruzzo si conosce veramente poco e dell'olio ancora di meno. 2 anni fa, casualmente, frequentando la mia compagna di allora, che è di Loreto a Brutino e ha degli olivi a Loreto, ho iniziato a vedere queste piantagioni, a frequentare questa campagna che io, avendo vissuto sempre in città, per me era una cosa strana, bella e molto piacevole, perché una realtà è completamente diversa da quella che avevo frequentato sempre. E ad ottobre, 2 anni fa, c'era la raccolta degli ulivi e ho iniziato a vedere loro, il suo padre, 90 anni, che ancora si dava da fare. E io, a me mi ha sempre animato la curiosità in tutte le cose, ho iniziato a approfondire un po' questa situazione. A un certo punto ho detto, vi voglio dare una mano, che cosa posso fare? E il suo padre mi diede in mano un abbacchiatore, che per me era una cosa stranissima. Abbacchiatore. Ecco, io, la stessa espressione che ho fatto io è quella lì, l'abbacchiatore. Che cos'è? Era un'asta con un tipo pettine. Io avevo capito l'abbacchio. Infatti, abbacchiatore. E ho detto, guardate, io la volontà ce la metto, però non sono capace. E il suo padre, 90enne, Marco, fai così, inizia da fuori. Ecco. Benissimo. E mi iniziò a appassionare. La cosa che mi ha colpito e mi ha fatto scattare la molla di realizzare un libro sull'olio, ho visto l'amore che questa persona di 90 anni nutriva e aveva verso le piante. Cioè io vedevo che lui le accarezzava come se fossero suoi figli. Allora lì ho capito che c'era qualche cosa che andava oltre la commercializzazione, oltre, c'era un amore viscerale per la pianta, cioè lui le conosceva tutte queste piante. Allora ho iniziato a raccogliere queste olive e poi nei momenti di pausa ho iniziato a fare delle fotografie, ma è stato un gioco, ho iniziato a fare delle fotografie. Ho fotografia dopo fotografia, giornata dopo giornata, ho iniziato ad accumulare un archivio fotografico che ho riproposto quest'anno. E allora a questo punto, quest'anno, ho detto no, voglio realizzare un libro. Però di libri sull'olio mi sono andato a documentare sia sulle librerie, sia su internet, ce ne sono tantissimi, ma sono tutti libri specifici, scientifici, con i dati, percentuali, tipologie. Io invece volevo fare qualche cosa, sono fotografo, non sono un esperto di olio, lo dico onestamente. Io nella prefazione ho detto che io fino a 2 anni fa non avevo mai visto un'oliva attaccata a una pianta da vicino, perché io quando viaggiavo, specialmente molto in Puglia, andavo, vedevo questi uliveti, ma dall'autostrada, mai vista un'oliva attaccata alla pianta. Allora ho iniziato, benissimo, voglio fare qualche cosa di diverso, che cosa posso fare? Due cose, intanto ho iniziato a usare il bianco e nero, perché il bianco e nero lascia più libertà all'interpretazione di chi osserva l'immagine. Dà più libertà alla fantasia. La foto a colori io la reputo una fotografia commerciale, pubblicitaria. Ecco, se io devo fare una campagna pubblicitaria per un'azienda che produce olio, è chiaro che realizzerò le immagini a colori. Per un libro fotografico, un libro artistico, ho puntato sul bianco e nero. E poi tecnicamente ho usato delle aste telescopiche a 5 metri dove mettevo le macchine fotografiche per fare le foto dall'alto, delle inquadrature soggettive particolari, mettendo queste macchine fotografiche in mezzo ai rami, quindi dentro l'albero, dentro la pianta. E poi ho utilizzato i droni,
Quindi ho fatto anche delle immagini dove si vede anche il paesaggio all'alto, in verticale, quindi ho cercato di dare, di creare un prodotto che non fosse il prodotto che si trova normalmente in libreria. Spero di esserci riuscito e spero che piaccia questa mia iniziativa editoriale. E dopo ce lo fai vedere. Gli oli DOP d'Abruzzo, Presidente, sono stati protagonisti assoluti sulla tavola dei grandi del G8, ospitato all'Aquila. A ogni delegazione è stata donata una confezione DOP e tutti hanno riconosciuto della bontà di questo olio. Quindi anche i grandi del mondo riconoscono all'olio abruzzese una qualità veramente eccezionale. Se i grandi del mondo riescono a fare queste valutazioni, possibile che l'Abruzzo, tra i proprietari dei terreni e delle piante, la regione, la provincia, il comune o chi per loro, non riescono a mettersi d'accordo senza egoismi e mettono su un qualcosa che renda a tutti? È una magra soddisfazione quella di sapere che i grandi del mondo in effetti hanno apprezzato in maniera così assoluta e plateale questo prodotto, perché non sono opinion leader che poi riportano nei loro paesi la spendita del nome dell'olio abruzzese, lo apprezzano per loro e la storia probabilmente finisce là. Va fatto uno sforzo che è quello di fare in modo che i produttori, i nostri produttori e le strutture organizzative a cui essi fanno riferimento spostino il baricentro decisionale verso strutture più complesse, verso la parte apicale di queste strutture più complesse, perché finché i produttori sono dei bravissimi produttori ma dei pessimi commercializzatori, il prodotto si cerca di venderlo nel migliore dei casi nelle zone limitrofe a quelle in cui viene prodotto, fra le famiglie degli estimatori, in qualche centro commerciale che non è poi neanche tanto distante dal luogo di produzione, a prezzi che spesso subiscono una violenta concorrenza di paesi in cui non si rispettano probabilmente neanche le regole sulle assunzioni, sul mercato del lavoro, sulla correttezza delle relazioni, del sistema di relazioni con la manovalanza. In Italia questo problema, grazie a Dio, ce lo stiamo mettendo alle spalle, quindi i costi di produzione come conseguenza sono più elevati, perché i produttori cercano di essere più rispettosi di quanto non accada altrove delle regole che incombono sul mercato del lavoro. Quindi la grande sfida è culturale, immaginare un processo di emancipazione culturale in base alla quale, facendo intravedere ai produttori la possibilità di ben altri margini di guadagno rispetto a quelli attuali, si riesca a riportare il loro volere a fattor comune all'interno di una struttura organizzativa che sappia dare a tutti gli spazi necessari ad essere dei buoni contributori in termini di forniture alla rete, rispetto alla rete, ma poi mettendo al vertice della rete, che viene appunto a svolgere anche un ruolo strategico e di organizzazione delle relazioni interne ai vari produttori, la capacità e le prerogative di decidere come commercializzare, con quali formati, talvolta anche il formato può incontrare le preferenze di un segmento di clientela anziché di un altro, e si perde la possibilità di commercializzare perché rimaniamo legati a formati molto semplici. Il packaging, per quello che so, viene curato pochissimo, e invece rappresenta la barriera psicologica più importante che approccia il consumatore, lo avvince, lo convince e lo lega a un consumo anche successivo. Talvolta vedo prodotti magari neanche del settore alimentare, ma anche talvolta del settore alimentare, che hanno delle confezioni bellissime,
ma poi quando li si va a consumare ti accorgi che sono prodotti mediocri. Noi abbiamo il paradigma contrario, abbiamo prodotti ottimi ma confezionati in maniera spesso povera, troppo sincera, troppo onesta, quasi a voler dire al consumatore non stare a guardare la confezione, prova, consumami, ma questo non funziona purtroppo, perché ci sono barriere psicologiche che il consumatore non riesce a superare e che invece supera più facilmente se la presentazione del prodotto è per lui più entusiasmante. Bisogna saper vendere anche delle emozioni alla fine. E tutto questo può essere coordinato da professionalità che sono forse onerose, perché bisogna prendere professionisti di alto livello, professionisti di grandi aziende che debbono cambiare casacca e venire a portare avanti un'iniziativa distribuita sul territorio che però veda loro come soggetti decisori del giusto posizionamento di questi prodotti e che grazie a questa loro capacità di analisi delle relazioni fra tipologia di prodotto e tipologia di mercato li sappia ben collegare le due circostanze al fine di rendere i prodotti assolutamente convincenti e assolutamente accettati dai mercati di riferimento. C'è un business enorme, come dicevo poc'anzi, per quanto attiene il salutismo, perché in maniera generalizzata anche nei paesi emergenti c'è una fortissima richiesta di prodotti caratterizzati da sia aspetti organolettici, sia di aspetti funzionali di natura medica. E l'olio d'oliva, per quello che so, non sono un tecnico, non sono all'altezza degli altri ospiti nel dire quello che sto dicendo, ma per quello che so l'olio d'oliva ha delle attitudini veramente straordinarie da questo punto di vista. Attitudini che sono in parte conosciute dal potenziale di clientela al mondo. E poi voglio dirne una per tutti. Nei paesi emergenti in cui ci sono centinaia di milioni di nuovi abitanti, di nuove famiglie che magari escono dai regimi comunisti e vanno verso il liberismo, per cui è assolutamente naturale per loro andare verso consumi più dispendiosi, un potenziale di assorbimento di questo prodotto che fa paura, è veramente inesplorato e grandioso. E per cui il ricorso a queste figure professionali con i collegamenti anche di natura commerciale, quei mercati che esse si portano dietro, potrebbe veramente arricchire i nostri territori, arricchire i produttori, farli emancipare da una dimensione di pura produzione, creare posti di lavoro, perché le produzioni diventerebbero molto più strutturate e meglio organizzate e quindi creare benessere per la nostra collettività. Ci vuole semplicemente, forse la politica ci può mettere qualche pioggerellina se vuole, perché io sono abituato a pensare privatisticamente, sono sempre pronto a ricevere i contributi più o meno grandi, più o meno tempestivi che la politica riesce a metterci, spesso arrivano quando non servono più, spesso arrivano in misura non adatta a sostenere i progetti, ma le condizioni di partenza endogene al settore privato ci sono tutte, basta soltanto comprendere che questo cambio di approccio dall'individualismo alla cooperazione, al mettersi insieme, a mettere a fattor comune, può dare enormi vantaggi a tutti. Benissimo. Pensate, l'olio abruzzese alla Scala di Milano, una scuola, la Lirica, hanno fatto un'opera, hanno presentato un libro e c'è stata la presentazione, la degustazione di olio abruzzese ed è stato ovviamente molto apprezzato. Ma sempre nel discorso delle criticità, l'olio extravergine made in Italy è sempre più penalizzata dalle etichette, perché si chiamano a semaforo e dal Nutri-Score. Sono i due sistemi adottati da Gran Bretagna e Francia.
a denunciarlo è l'Una Prol sulla base dell'indagine, di un'indagine dell'ISMEA del 2018. Cioè la Francia e l'Inghilterra fa questo lavoro, fa il semaforo, rosso, verde, giallo. Vuole dire qualcosa? Posso? Potete tutti. Sì, sì, allora, dell'atteggiamento di queste nazioni, che sono atteggiamenti secondo me più commerciali che scientifici, nel senso che magari tendono a favorire consumi di grassi più di loro produzione che non di produzione, di produzione estera, a questi si affiancano invece nazioni come il Giappone, ad esempio, dove nonostante sia il paese dove si muore di meno per infarto in Giappone, perché il Giappone è il paese che nelle statistiche meno ha problemi di infarto, in quanto hanno dei consumi di pesce e riso e quindi non assumono sostanze grasse che portano a disfunzioni della circolazione. Nonostante questo, quel poco di burro che loro consumano lo stanno cercando di sostituire con l'olio extravergine d'oliva. Tanto è vero che hanno avviato una campagna di diffusione di questo grasso e di produzione di olive anche in Giappone. Tanto è vero che io personalmente, chiamato da chi fa questo piano, andare a insegnare le tecniche di frantoio in Giappone. Accanto a questo, ultimamente l'ESBA, mi sembra americana, ha riconosciuto all'olio extravergine d'oliva e al contenuto di oloroperina praticamente valore di medicinale. L'oloroperina, per chi non lo sapesse, è l'equivalente naturale di ciò che si trova nella cardiospirina, cioè se uno si beve un cucchiaio di olio la mattina è come se avesse preso la cardiospirina. Quindi da questo punto di vista, se da una parte ci sono attività di tipo più che altro protezionistiche di altre nazioni riconoscono molto, ma molto sinceramente, quello che è il valore. Non è il caso dell'Inghilterra. Non è il caso dell'Inghilterra, sicuramente. No, te lo dico perché non si discute su. Sì, ma il semaforo lo conosciamo. Sull'argomento. Lo prego. Prego. Io volevo aggiungere una considerazione su questo problema del semaforo, portato anche dai nostri rappresentanti a Bruxelles e nei paesi di riferimento come Inghilterra e Francia. Hanno fatto sperimentalmente per 2 anni, mi pare, questa iniziativa di mettere il semaforo. Però la cosa strana e allucinante è che praticamente non viene considerata la Coca-Cola come un elemento che possa essere pericoloso e ingrassante, guarda caso, no? Cioè, loro si stanno preoccupando anche dell'assimilazione dei zuccheri, delle quantità di sostanze che poi portano all'obesità, ma noi possiamo rimarcare un concetto forte e chiaro, quello della dieta mediterranea, cioè il nostro valore è la dieta mediterranea, cioè perché, ecco perché gli americani hanno autorizzato di mettere in etichetta che 30 grammi di olio extravergine al giorno è un antidoto naturale contro le malattie cardiovascolari e degenerative neocellulari delle cellule, per cui è una medicina. Allora, di fronte a queste contraddizioni si capisce che c'è una cattiva fede, che vogliono bloccare l'export dei nostri prodotti. Grazie, signora. Ma io sono sempre più convinta che si dovrebbe anche fare cultura nelle scuole per quanto riguarda l'utilizzo dell'olio. Condivisibile. Tu lo stai facendo. Io lo sto facendo con l'Istituto Alberghiero in questo momento, un progetto bellissimo che avrà dei risvolti straordinari. Però ce n'è poco, sono piccole situazioni e piccoli eventi. D'altronde l'olio d'oliva extravergine di oliva è la base della nostra cucina ed è la base della nostra salute. Non lo conosciamo, non sappiamo riconoscere un olio buono, perché chiunque non ci lavori oppure non abbia deciso di intraprendere un percorso di degustazione
non si sa distinguere l'olio buono, per cui secondo me sarebbe importante anche nelle scuole primarie insegnare ai bambini l'alimentazione e saper distinguere il cibo buono da quello cattivo. Mi sembra giusto. Pubblicità. Bene, ritorniamo dagli studi di Rete 8. Stiamo parlando della via dell'olio e della qualità dell'olio abruzzese, che da quanto abbiamo ascoltato dagli esperti è eccezionale. È un olio che fa bene, addirittura viene paragonato ad una medicina se viene usato in un certo modo. Abbiamo solo 12 minuti di tempo per chiudere, quindi tirerei le conclusioni. Innanzitutto ringraziare, una cosa che non faccio mai, anche perché gli sponsor sono sponsor, ma quando c'è un fine come questo, cioè quello di educare i cittadini al buon mangiare, alla salute, eccetera, bisogna apprezzare. La banca di credito cooperativo di Loreto lo fa, di Cappelle sul Tavolo lo fa, cioè si interessa di queste problematiche che probabilmente altri enti non fanno. È una domanda, Presidente. Sì, della promozione delle produzioni locali e della qualità della vita cerchiamo di occuparci in maniera importante. La BCC abruzzese di Cappelle sul Tavo da qualche anno ha messo al primo posto delle proprie attività non tanto il credito immaginato da alcuni come aiuto a prescindere dalle capacità di rimborso, ma come ha cercato di sviluppare la capacità di rimborso attraverso la valorizzazione dei progetti imprenditoriali di coloro che svolgono un'attività sul territorio, perché è il mercato a fare arricchire le imprese, a mettere nelle loro disponibilità le risorse attraverso l'autofinanziamento per lo sviluppo, e non può immaginarsi che si possa pensare al credito di ultima istanza come una sorta di sussidio a favore delle imprese, perché la selezione naturale deve esserci, le imprese debbono essere in grado di portare avanti progetti meritevoli e la meritevolezza la decide il mercato. La faccio poi concludere, ci fai vedere sto libro? Sulle donne. Il libro sull'olio deve uscire ancora. Vabbè, però hai qualcosa, ho delle immagini che possiamo vedere. Che si possono vedere, ma non sono cartacee. Ah, non sono cartacee. No. Ma quel libretto scuro che avevi giù. Il progetto editoriale. E ce l'hai il progetto editoriale? Ce l'hai. Ce l'ho io? Sì, insieme al libro, insieme alla copia del libro. Giusto, sì. Ho lasciato il libro. Sì. Comunque. Diciamo che il tuo libro presenta immagini realizzate in tutto l'Abruzzo, ecco, ci tengo a precisare, in questi 2 anni ho girato l'Abruzzo in lungo e largo, quindi sono rappresentate tutte e 4 le province. Allora, appena viene pubblicato, noi lo vogliamo qua. Bene. A metà aprile il libro è pronto, però, anche grazie alla banca. Tanto però un libro ce l'avete davanti, Donne. Sì, questo è un libro Donne, sì, è uscito a dicembre, ho presentato a dicembre. Che cos'è? È un libro, una serie di ritratti che ho fatto in questi anni a Milano, con dei ritratti a personaggi famosi tipo Sofia Loren, Claudia Cardinale, Michelle Hunziker, Sabrina Feile e tante altre. E dall'anno scorso l'ho unito a questi libri, a questi ritratti di donne famose, donne del territorio, donne del territorio, quindi sono personaggi, donne di Pescara, del pescarese e abruzzesi, quindi sono personaggi più o meno riconoscibili, oltre ai donne famose. Perfetto. Fare anche un libro sulle donne dell'olio. Abbiamo iniziato adesso a conoscerci. Pensa anche alle donne dell'olio. Certo. Non ce l'abbiamo molte, però. Ferri? Io volevo ringraziare il presidente della BCC di Cappelle,
perché a voi. Noi diciamo, porto l'esperienza come cooperativa San Cristoforo, se oggi dopo 8 anni, 9 anni riusciamo a essere presenti sul territorio, lo dobbiamo anche alla decisione e alla strategia della BCC di Cappelle, che ci ha permesso di, attraverso intercettare dei finanziamenti, di poter ripartire con un'iniziativa imprenditoriale ed industriale a favore dei produttori del territorio. Nel concludere io voglio dire questo, che l'olio extravergine d'oliva e DOP abruzzese potrà svolgere nei prossimi anni un ruolo strategico per lo sviluppo dell'economia, del turismo e soprattutto per dare valore in complessività a questa regione. Però c'è bisogno di una cosa, che faccio un appello alle forze politiche. Noi abbiamo bisogno che si ricostruisca un organismo di ricerca e sviluppo, perché i cambiamenti climatici stanno creando dei problemi molto seri e devastanti. Si parla che si perderà un 25-30% di produzione secca in tutti i campi, dalla zootecnia, dalla vitivinicoltura, dall'olivicoltura. Abbiamo bisogno degli organismi super partes, perché noi non ci possiamo affidare nella ricerca e nelle valutazioni degli impatti climatici alle multinazionali e all'industria. Noi abbiamo bisogno di organismi che facciano ricerca e che soprattutto trovano anche le possibilità di individuare delle cultivar e valorizzare le nostre cultivar autoctone. Grazie Ferri. Più donne nella via dell'olio? Lo spero. Lo spero, lo auspica, ritiene che sarà così? Ah, noi donne abbiamo sicuramente, non per screditare voi uomini, non me ne abbiate, ma sicuramente abbiamo un animo diverso, per cui spero che più donne riescano a intraprendere quello che ho iniziato a fare io, mi farebbe molto piacere conoscerle, insomma. Ah, io c'è un altro mestiere? Lei faceva un'altra cosa prima? Sì, sì. Faceva tutt'altro. Completamente. E ha deciso? E ho deciso di abbandonare la mia vecchia attività lavorativa, la mia vecchia casa, la mia famiglia, i miei amici, il mio gatto, e mi sono trasferita qui in Abruzzo per fare olio. Da dove si è trasferita? Da Milano. Da Milano, ecco. Da Milano è venuta in Abruzzo. Posso dire brava? Lo so, mi grazie. Scusi. no, prego anche. Io volevo aggiungere quello che dice il Presidente per quanto riguarda la creazione di un istituto di ricerca, anche dei corsi di formazione per tecnici di frantoio, perché attualmente i frantoiani sono, ma non qui da noi, un po' dappertutto, sono apprendisti stregoni, fai da te. Purtroppo è così, non c'è una scuola di frantoio. Ci faceva piacere che le donne intraprendevano la via dell'olio, mi dispiace. Ma ci potrebbero essere dei corsi di frantoio anche esatto. Per le donne. Ecco, per le donne mi faceva piacere. Io l'ho avuto una ragazza molto brava in frantoio. In questo caso mi rattrista. Io l'ho avuto una ragazza molto molto brava in frantoio. Invece la banca cosa vuole, che intenzioni ha? Io mi rendo promotore di un'iniziativa che coinvolga anche l'istituto di secondo livello. Noi abbiamo aderito al gruppo ICREA, che è un gruppo che raggruppa 150 banche di credito cooperativo, e sono sicuro che di fronte a un progetto ben articolato che evidenzi la prospettiva di una crescita del sistema produttivo oleario abruzzese e il lancio del marchio, la capogruppo sarebbe interessata a finanziare anche con risorse di una certa entità il progetto stesso, perché si tratta di andare a ricreare completamente la catena del valore e ce n'è per tutti, c'è da lavorare e da guadagnare per tutti, per cui rimbocchiamoci le maniche. Bene, 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 questa trasmissione termina qui. È stata una trasmissione interessante, se non altro una trasmissione nuova, questa è una trasmissione di economia, quindi parla in maniera diciamo molto precisa di argomenti precisi. In questo caso invece abbiamo parlato di una regione che non ha solo l'olio, è l'agroalimentare che funziona tutto, è una regione che
da un punto di vista turistico è splendida. Voi pensate che in mezz'ora, tre quarti d'ora al massimo, stai al mare e ti puoi trovare in alta montagna. Questa è la regione Abruzzo, con dei panorami mozzafiato, con alberi di ulivo secolari, bellissimi, secolari. Secolari. Quindi pensate, viviamo in una regione, però non è bello saper sentirsi dire che Pescara è nelle Marche e che il marchio, quel marchio è calabrese, invece è fatto in Abruzzo. Sono tutte criticità che bisogna superare. Grazie al professor grazie Borgia, grazie di Mercurio, grazie alla signora Domenica che ci ha voluto onorare della sua presenza. Quindi abbiamo Ferri, Silvano Ferri, il presidente della cooperativa San Cristoforo, e il collega Marco Lussoso, il quale la prossima volta che verrà ci porterà questo famoso libro che dovremo far vedere ai telespettatori. Ringrazio i telespettatori che hanno avuto la bontà di seguirci. Felice sera a tutti. Arrivederci.